Quarta vittoria consecutiva per l'Arezzo che ha battuto il Ducato Spoleto per 6-0, tre punti che consentono alle ragazze Amaranto di superare in classifica il Filecchio e restare scia della capolista Bologna. Fischio d'inizio e dopo appena 15 secondi l'Arezzo sblocca il risultato con Costanza Razzolini che batte Gentile al primo tiro in porta. Uno dei gol più veloci di tutti e quattro i gironi di Serie C femminile. Lo Spoleto prova subito a rimettere in pari il risultato con Principi, ma Valgimigli non si fa sorprendere dalla conclusione ravvicinata. Pochi minuti e le ospiti con Ovescati hanno un'altra occasione, attenta anche questa volta la numero 1 Amaranto. L'Arezzo prova con insistenza la seconda rete che arriva solo al 44esimo con Capitan Verdi che raccoglie al volo un cross di Cosi. Le squadre vanno al riposo sul 2-0. Nella ripresa al 52esimo Razzolini alla prima occasione non sbaglia battendo sul lato più lontano Gentile siglando la rete numero 13 stagione. Le Amaranto continuano a tenere il controllo del gioco e al 60esimo trovano la quarta rete direttamente da calcio di punizione con Orlandi. Al 72esimo bella apertura di Lulli che vede tutta sola in aria Agnisci che non sbaglia e fa il 5-0. Prima del triplice Fischio arriva anche il sesto gol con Orlandi che si libera dalla marcatura di quattro avversari e batte Gentili. L'Arezzo sale adesso a 34 e resta in scia della capolista Bologna quota 36. Prossimo impegno in casa del Riccione. Queste ragazze sembrano un rullo compressore. Sì, un'ottima partita, un ottimo risultato e principalmente un ottimo gioco, quindi hanno ritrovato veramente una grande capacità di gioco. Soprattutto è sembrata evidente l'armonia che c'è in questa squadra. Sì, c'è una grande unità, una forza di squadra e una consapevolezza che ci sono anche partite diverse rispetto a questa, quindi ci stiamo preparando per alcuni scontri ritenuti diretti e quindi è importante anche testare alcune situazioni nel campo. Una partita rocciosa, come sempre. Sì, sapevamo che non potevamo sottovalutare l'avversaria, nonostante comunque sulla carta ovviamente era a favore nostro, però rispetto per tutti in campo. Siamo scese in campo con la voglia di vincere, di portare a casa anche questa vittoria e ce l'abbiamo fatta, siamo molto contente. Ora vi aspettano anche dei momenti importanti dove sono scontri diretti, sono 5 queste squadre che lottano per questa vittoria finale. Mi sembra che vi preparate in modo eccezionale anche a questi incontri. Assolutamente, sappiamo che abbiamo ancora tutti gli scontri diretti da fare, però oltre agli scontri diretti comunque ci sono anche le altre avversarie che, come ho detto prima, non dobbiamo sottovalutare assolutamente. Arriveremo pronte a ogni domenica a lottare fino alla fine per portarci a casa le vittorie che ci servono per raggiungere il nostro obiettivo. Comunque come battuta finale mi sembra che la squadra è forte anche e soprattutto nell'armonia che c'è tra di voi. Assolutamente, la cosa fondamentale di questa squadra è proprio il gruppo, siamo molto unite, affiatate e arriveremo in alto. Noi stiamo lavorando per questo, cioè nel senso noi facciamo il nostro campionato parallelo, non sappiamo che da qui alla fine del campionato proprio le partite dobbiamo vincerle tutte, quindi lavoriamo tutte le settimane per questo. Le partite più difficili sicuramente sono quelle, fra virgolette, con tutto il rispetto che occorre, con le squadre diciamo sulla carta più deboli, sono proprio lì che si vincono, si perdono campionati. Mi sembra che lei sia molto forte anche come attaccante, è vero o no? È il mio futuro, sto cercando di prendere il posto, no, in realtà ho trovato questo nuovo ruolo per sostituire, per cercare di aiutare la squadra in mancanza di Zelli e spero di farlo nel meglio possibile, è un ruolo che mi piace, mi diverte e quindi adesso fisicamente stiamo molto bene come squadra e spero che questo appunto si veda e ogni giorno speriamo di fare meglio, ogni partita di fare punti, di vincere, questi sono i nostri obiettivi. Tra l'altro oggi in alcuni momenti avete vinto anche la forza del vento. Sì, oggi il tempo non era ottimale, per fortuna non ha piovuto, cosa che temevamo, però sì, il vento ci ha dato un po' fastidio soprattutto all'inizio, il mister comunque ci aveva avvisato e ci ha detto appunto di giocare il più possibile palla a terra, evitare lanci lunghi proprio per non essere influenzate dal vento,
e poi abbiamo cercato appunto di innescare più azioni possibili. Siamo state tanto tempo oltre la metà campo, purtroppo il risultato è venuto un po' in ritardo, a parte il primo gol, però ecco, le conferme e i gol successivi sono venuti poi col tempo, piano piano. Si può dire che non solo siete forti in difesa, lei tra l'altro fa dell'anticipo una sua forza eccezionale? Sì, mi piace giocare d'anticipo in realtà, e trovo per me, per la fisicità che ho, è più facile anticipare che cercare poi il contrasto fisico. Essendo abbastanza esile, cerco l'anticipo e di sgattaiolare via. Poi il problema è quando non riesci, però ecco, spero di, anche su quello, di allenarmi il più possibile e fare sempre meglio. Nonostante il punteggio, sembrerebbe che il portiere sia molto colpevole, invece in realtà lei ha fatto delle parate veramente eccezionali, una cosa incredibile. Sì, diciamo che mi sono impegnata, sto provando a migliorare, sono venuta qua per migliorare e speriamo nei miglioramenti. Con la squadra anche bisogna comunque avere fiducia nel portiere, quindi sto cercando di dare questa fiducia che piano piano costruendo, perché adesso stiamo costruendo piano piano. Tra l'altro in un paio di interventi le ha dato fastidio anche il vento, sì, che cambiava... Sì, il vento, il primo gol ha cambiato completamente la traiettoria del pallone. Mi sono ritrovata, però, insomma, ci sono questi imprevisti, miglioriamo anche su questo, le condizioni climatiche. Comunque le facciamo i nostri complimenti perché lei ha dimostrato di essere una ragazza molto giovane, però già quasi pronta ad altre platee, perché è difficilissimo giocare con il vento e soprattutto contro una squadra molto forte come quella dell'Arezzo. Sì, complimenti all'Arezzo perché è un'ottima squadra, quindi anche modo di migliorare comunque i palloni, insomma, piano piano cerchiamo tutta la squadra di migliorare e provare a salvarci. 8 reti realizzate, oggi sei tornata dopo un periodo di nuovo alla rete, al gol, che soddisfazione hai? Sì, diciamo che segnare è sempre una soddisfazione grande, comunque sia l'importante prima di tutto è la vittoria di squadra. E non segnavo da tanto e oggi mi sono sbloccata, diciamo, dai. Senti, sapete che dovrete incontrare delle antagoniste dirette, così, però sono importantissime anche le partite vinte con le altre squadre. Assolutamente sì, sono importantissime tutte le partite, infatti dobbiamo scendere in campo come se fosse sempre una finale e per poi arrivare alle partite decisive ancora più pronte. Mi sembra una squadra in armonia, diciamo così. Sì, ci troviamo molto bene, tutte siamo molto unite, sia fuori dal campo e appunto poi si vede in campo quando il gruppo va bene, fuori i risultati poi si vedono in campo e andiamo tutte d'accordo e siamo una bella squadra, bel gruppo. C'è una delle antagoniste che secondo te è forte, 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 da come hai visto? Ma tutte le squadre sono da affrontare nella stessa maniera. Sì, alcune squadre sono, magari ci possono mettere un pochino più in difficoltà, però noi l'importante è affrontarle sempre nello stesso modo, concentrate, determinate, con la voglia di vincere e vincere il campionato.